Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Imparare a dire di no. Questo è l'argomento di oggi. Quindi rimanete fino alla fine del video per poter andare ad approfondire questo stesso argomento. Ma innanzitutto mi presento, io sono Federica, sono un Omegal Coach, quindi esperta in Theta Coaching, regressioni, tapping, tutto ciò che ha a che vedere sul lavoro inconscio della persona. Ma andiamo ad approfondire questo argomento, che credo che possa interessare a molte di voi, proprio perché quante di voi si sono mai soffermate sul dire: caspita, ma perché non riesco a dire di no? Perché non riesco a delimitare dei confini? Perché metto sempre gli altri al primo posto, primo di me stesso o me stessa? Bene, oggi andremo ad analizzare il motivo per cui tu stesso non riesci a dire di no. Quindi inizia a soffermarti su queste domande che ti porrò in questo momento. Perché non riesco a dire di no? Mi sento in colpa nei confronti delle persone a cui dico di no? E in quel caso, perché mi sento in colpa? Che cosa mi fa nascere quello stesso mio senso di colpa? Perché preferisco dire sì e fare una cosa che non ho voglia di fare? Ci avete mai riflettuto che in effetti molte volte quando noi stessi vogliamo dire di no e poi in realtà diciamo di sì, quando andiamo a fare quella stessa azione, non lo facciamo in maniera positiva, ma lo facciamo forzatamente. E di conseguenza magari ci troviamo a stare con determinate persone solo perché avevamo paura di offendere. Più che avevamo e anche abbiamo paura di offenderle. Ma se quelle persone tengono realmente a noi, anzi, cambiamo domanda, se io tengo realmente a me, perché devo aver paura di dire di no? Perché devo aver paura di ritagliarmi dei tempi per me stessa? Per fare in modo che io possa approfondire il rapporto che ho con me stessa? Per fare in modo che io possa arrivare a fare quelle azioni che decido di fare? Perché le voglio fare veramente? E non perché devo andare a fare magari un lavoro a qualcuno o perché voglio compiacere qualcuno? Perché a volte dietro questi stessi sì che noi andiamo a dire si nasconde la paura magari di non essere accettati dalle altre persone, la paura di essere giudicati, ok? La paura che magari, caspita, se dico di no, magari perdo quella persona, rischio di perderlo e quindi piuttosto che perderlo preferisco dirgli di sì. Però allo stesso tempo state andando a fare un'azione focalizzata che soprattutto nasce sulla paura e non sul dire io faccio questa cosa perché ho voglia di farla, perché sento di farla. Di conseguenza, quando voi state svolgendo quell'azione, state facendo quella cosa, anche all'altra persona non arriverà quell'energia positiva che in realtà gli potreste dare se quella stessa cosa avevate realmente voglia di farla. Quindi preferite fare una cosa che è nata per paura, per senso di colpa, per compiacere le altre persone o volete iniziare a fare ciò che fate perché lo volete veramente, perché credete realmente in voi stessi, perché sapete di aver diritto ai vostri stessi spazi? Quanti magari di voi hanno dei figli? Ebbene sì. Quando si hanno dei figli, quando si hanno dei bimbi piccoli, ovviamente le priorità cambiano, ok? Perché per noi donne soprattutto la priorità va proprio al bambino, perché ha bisogno di noi, ha bisogno di cure, ha bisogno di affetto. Però molte volte tendiamo anche a dimenticarci di riuscire a trovare dei spazi per noi stesse. Quindi va bene prendersi cura. Ma se poi noi iniziamo a non stare bene, iniziamo a non essere in equilibrio, quelle stesse cure che stiamo dando sono sempre in linea con io so che devo fare questa cosa, però sono stanca, non ce la faccio più. Chiediamo piuttosto aiuto a chi c'è attorno, a chi c'è accanto. Chiediamogli aiuto in modo tale da poterci ritagliare i nostri spazi.
Per esempio, una cosa che facciamo con mio nipote molte volte, mio fratello e mia cognata lavorano tantissimo, ok? Di conseguenza, molte volte o lo prendo io qualche weekend, o mia madre, in modo tale che comunque loro possano ritagliarsi dei momenti, non solo per loro come coppia, ma anche per loro come persone, per poter avere il loro stesso tempo libero. Perché noi a questo non ci pensiamo. Anzi, molte volte cosa facciamo? Facciamo le croce rossine. No, perché io ti devo aiutare, quindi non posso dirti di no. Oppure, no, dai, non posso dire di no perché sennò cosa faccio? Gli invento una scusa. Ok, gli dico che non posso fare questa cosa e gli invento una scusa. Però ci avete mai pensato che dicendo quella stessa scusa voi state mentendo soprattutto a voi stessi? Perché, ok, sì, magari quella stessa persona, dicendogli quella stessa scusa, accetta la vostra giustificazione. Però voi, guardandovi allo specchio, o comunque stando con voi stesse, iniziate a capire che la cosa che avete detto, più che capire, sapete che la cosa che avete detto non era reale. E di conseguenza, voi non state poi bene con voi stesse perché avete detto una bugia, non siete state oneste. E anche lì, perché quando diciamo di no, dobbiamo per forza inventare una scusa? Ma iniziamo ad essere onesti, in primis con noi stessi e in secondo luogo anche con chi abbiamo di fronte. E voi mi direte, ma se poi quella stessa persona non accetta quel no? E se poi quella persona mi lascia? E se poi quella persona inizia ad avere un giudizio negativo su di me? E io invece vi rispondo a queste domande con un'altra domanda. Ma sei tu che ti guardi allo specchio. Di conseguenza, se tu fai tutte queste cose, realmente cosa stai pensando ora di te stesso? Ti senti realmente bene con te stesso? Dopo che tutto quello che stai facendo è dedicato sì agli altri, ma in realtà quando lo stai facendo non lo stai facendo col cuore, lo stai facendo per paura, lo stai facendo per paura del giudizio, per paura di essere abbandonato. Quindi tutto quello che tu stai facendo è forzato. Quindi di conseguenza tu stai portando una disarmonia dentro di te. E ne vale veramente la pena? Ecco perché è importante iniziare, anche quando diciamo di no, ad essere onesti. No, io non ho voglia di uscire. Sapete quante volte mi succede? Allora, le mie amiche mi prendono sempre in giro, dicono sempre: Mamma mia, Federica, sei una vecchia, sei una stacanovista, sempre a lavorare. Beh, innanzitutto, quello che faccio qui in questo momento è una cosa che comunque mi piace fare. In secondo luogo, l'altro lavoro che comunque svolgo, è comunque un qualcosa che mi porta sempre a crescere come persona, di conseguenza determinate responsabilità ti portano a crescere, evolvere, a capire anche quello che effettivamente vuoi e non vuoi. Quindi cerco sempre di vedere il lato positivo delle cose e di mettercela tutta in tutto quello che faccio. Ecco perché se io non ho voglia di uscire, ma perché mi devo forzare ad uscire? Magari io posso sfruttare quello stesso tempo per me stessa. Ma anche per starne sul divano a poltrire. Non è detto che per forza dobbiamo prendere sempre, lavorare, lavorare, fare, fare, fare. Il bello è stare anche con noi stessi, capire quando abbiamo bisogno di staccare, capire quando abbiamo bisogno di stare da soli e non per forza sempre circondati da altre persone. Ok, io magari a volte eccedo nello stare da sola, però sto bene, cioè sono in equilibrio, decido di fare le cose che faccio quando ho voglia di farle. Ed è così che le mie stesse amiche, nonostante ricevano magari tanti miei no, mi amano e mi apprezzano per quella che sono. E se un giorno non mi dovessero apprezzare, ragazzi, la vita è in continuo cambiamento, quindi se pensiamo che ci saremmo sempre gli uni per gli altri, io purtroppo da questo punto di vista qui sono cambiata tantissimo, nel senso che se uno vuole esserci nella mia vita e io decido che quella persona anche voglio che faccia parte della mia vita, ben venga. Però
Ma se quella persona sento che non è in risonanza con la persona che sono io e di conseguenza io stessa sento che non ho voglia di stare con quella persona, che senso ha portare avanti quel determinato rapporto e di conseguenza forzarmi nel dire dei sì che non vorrei dire? Quindi iniziate proprio a soffermarvi anche su tutte queste domande, su queste analisi che vi ho fatto in questo video, su ciò su cui vi ho portato a riflettere, mi raccomando. E fatemi sapere anche nei commenti cosa ne pensate, se vi sentite bloccate, se avete bisogno anche di qualcuno che vi aiuti a sbloccarvi, di qualcuno che vi aiuti a riprendere contatto con quella parte profonda di voi e soprattutto con quel coraggio che vi porta a dire di no, che vi porta a delimitare dei confini, ma per voi stessi, per stare bene con voi stessi, per non dover più dire bugie. Basta dire bugie, dite no, non ho voglia, no, guarda, questa cosa non la voglio fare, no, mi spiace, non ho voglia di uscire con quelle altre persone, non sono persone che mi stimolano. Iniziate a fare questo e poi fatemi sapere come state, come vi sentite, perché inizierete anche a notare che inizierete a sentirvi meglio. Soprattutto perché quando direte quei sì, saranno dei sì talmente sentiti che quando andrete a fare quello che dovevate fare, starete bene. E le stesse persone che stanno con voi noteranno anche la vostra stessa energia e proveranno anche piacere a stare con voi. Quindi ragazzi, mi raccomando, impariamo a dire di no, a delimitare i nostri confini. Iniziate a seguirmi, cliccate sulla campanella e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate in merito a questo video. Ciao ragazzi!